Capitano, buongiorno. Matteo Renzi. Buongiorno Presidente, benvenuto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È un piacere sentirla e vederla dopo averla seguita su Twitter in questi lunghi mesi in attesa del suo rientro che ormai si fa quasi prossimo. Ora la stiamo per aspettare anche fisicamente a Palazzo Chigi. La ringrazio, grazie dell'invito e sarà sicuramente un piacere, però la missione è ancora lunga, è ancora un mese e mezzo e c'è ancora tanto lavoro da fare e soprattutto tanta ricerca, tanta attività scientifica ancora da completare, quindi ancora non ho diciamo, tirato i remi in barca, non sono ancora pronta a tornare. La stiamo seguendo con grande ammirazione, sia per il fatto che lei è la prima donna che svolge questa importante responsabilità di condurre una missione scientifica a bordo, ma anche perché lei ci ha abituato a avvicinare anche noi, a profani, non addetti ai lavori, alla bellezza e alla straordinarietà del lavoro che state svolgendo, non soltanto spiegando tutto quello che fate, che è molto interessante, dal come si corre e come ci si taglia i capelli fino alle ricerche scientifiche un pochino più serie, fino alle domande geografiche che fa via Twitter. Io la seguo sempre e non azzecco mai una risposta. No, immagino, anch'io devo dire sono sempre stata pessima in geografia, quindi quando faccio quelle domande è perché sono io la prima a non conoscere la risposta. Però davvero mi fa molto piacere se questa missione è stata anche un'occasione di trasmettere qualcosa, magari anche un po' di passione, soprattutto per i giovani e le giovani, per questa che io chiamo una grande avventura dell'umanità, che è l'esplorazione spaziale, che ha chiaramente delle componenti scientifiche e tecnologiche importanti, che sono molto importanti per il nostro paese. Il nostro paese è un leader nel campo della ricerca e della tecnologia spaziale, ma poi credo proprio che sia, ripeto, una grande avventura dell'umanità, che è un po', no, nel nostro futuro come esseri umani. Sono totalmente d'accordo, anche se forse noi dovremmo fare di più. Sicuramente siamo molto fieri di ciò che fa l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, con l'ESA, l'European Space Agency e con tutti i partner di questa straordinaria avventura. Tuttavia, quando raccontiamo l'Italia, ci limitiamo a vederne la bellezza, che non è poco, che non è poco. Basta vedere una foto dall'alto di quelle che lei ci regala per capire quanto sia straordinario questo paese. Ma abbiamo questa innovazione, questa capacità di investire sulla ricerca, questo bisogno di approfondire e anche inventare qualcosa di nuovo che sta nel nostro DNA e che talvolta per primi noi, responsabili della cosa pubblica, non valorizziamo a sufficienza. Ecco, la sua missione ha un grande valore perché ha avvicinato tante donne e tanti uomini a questo mondo e adesso dovremo essere capaci, anche con il suo aiuto quando rientrerà, di continuare a investire, anzi se possibile di farlo con ancora maggiore determinazione nei progetti europei e internazionali in questo senso. Presidente, non posso che associarmi alle sue parole. È bello avere dei successi passati e presenti a cui guardare, ma naturalmente è importante costruire il futuro. E davvero penso che ogni euro investito nel settore spaziale, nelle tecnologie spaziali, ha un ritorno sull'investimento grandissimo. Da quello che mi spiegano, insomma, persone più intelligenti di me, è uno dei settori con ritorno sull'investimento più alto. Quindi mandiamo hardware e persone nello spazio, ma non mandiamo i soldi nello spazio, quelli rimangono nella nostra economia, nella nostra industria e soprattutto credo creano posti di lavoro per i nostri giovani laureati in questi settori così affascinanti, così belli della scienza e della tecnica e che poi però devono naturalmente trovare possibilità di impiego nel nostro paese, quindi non posso che associarmi alle sue parole. Lei può immaginare che qui sono circondato, ci sono Battistone, tutti gli altri mi stanno guardando e controllando a vista, tutti contenti per quello che lei sta dicendo e per gli impegni che dovremo prendere. Ma credo anche che sia importante riuscire insieme a immaginare un futuro per il nostro paese. Io davvero sono colpito quando noi perdiamo un po' di vista quella che è la bellezza che l'Italia rappresenta. Eppure tutte le volte che parlo
con colleghi di governo dei paesi stranieri, ma anche con manager di grandi aziende che vengono a investire qua, la prima cosa che mi sottolineano non è il buon cibo o la bellezza dei musei, ma è il fatto che abbiamo un capitale umano e una qualità dei nostri studi che fa invidia a tanti. Ecco, su questo dovremo lavorare di più, anche se sul cibo probabilmente di qualcosa sente un po' la mancanza lei lassù in cima, anche se so che sta facendo molti esperimenti, ma forse un po' di cibo italiano le manca, dica la verità. Beh, devo dire, non posso negarlo che sarò sicuramente felice di tornare in Italia a gustare qualcuna delle nostre prelibatezze. Devo dire però che sta arrivando l'Espresso qui a bordo. C'è un veicolo di rifornimento cargo Dragon che dovrebbe arrivare tra un paio di settimane e ci porterà questo dimostratore tecnologico di macchina Espresso, quindi diciamo che da un punto di vista serio, se vogliamo, è anche un dimostratore tecnologico sul comportamento di fluidi ad alta pressione, ad alta temperatura in assenza di peso, però di fatto ci porterà anche delle capsule per fare del buon caffè espresso. Inoltre, sempre con questo veicolo, e dicevo prima che la missione è ben lontana dall'essere finita, arriveranno due nuovi esperimenti dell'Agenzia Spaziale Italiana, molto interessanti, che si chiamano Cytospace e NATO. Tutti e due porteranno su delle colture di cellule, e l'idea è in uno di studiare gli effetti di alcune particolari nanoparticelle per contrastare la perdita di ossa, che ahimè colpisce noi astronauti ma anche molte persone sulla Terra che soffrono di osteoporosi, e un altro anch'esso veramente affascinante che va a studiare qual è l'influenza dell'assenza di peso, quindi della microgravità, sulla struttura della cellula. Una cosa talmente piccola come la cellula risente della gravità e quindi anche dell'assenza degli effetti della gravità, cambiando la sua struttura, e questo va anche a influenzare la sua funzione e a cascata anche tutti i processi biologici e di fatto alla fine la nostra salute. Quindi davvero due esperimenti affascinanti che ancora mi attendono. Beh, complimenti. Ho visto che lei sta facendo anche molti esercizi fisici, vederla correre sul tapis roulant, comunque provare a fare degli esercizi ginnici è molto interessante. Se non sbaglio, qualche settimana fa ha scritto su Twitter che era un po' preoccupata perché dovrà fare molto stretching per recuperare la massa muscolare. Ma se dovesse spiegarlo a uno come me, che sono un po'... Io penso che sono anche rimandato in scienze, quindi non lo dico adesso, mi contesteranno tutti qua, quindi non sono particolarmente bravo. Qual è l'esperimento che più le è piaciuto in questi ormai quattro mesi e mezzo più o meno, in cui dal giorno della partenza? Qual è forse l'esperimento che più l'ha colpita, spiegato a una persona che ha molto da imparare come me? È difficile sceglierne uno, mi permetto di nominarne almeno un paio, e diciamo che quelli che coinvolgono di più l'astronauta sono quelli dove noi siamo le cavie, siamo i soggetti, perché siamo appunto più coinvolti, le operazioni sono interessanti dal nostro punto di vista, anche talvolta complesse. Ce n'è uno che si chiama Drain Brain, che viene da Ferrara, ed è interessante perché per la prima volta va a studiare quello che è l'effetto di non avere l'effetto del peso sul ritorno del sangue verso il cuore, dal cervello verso il cuore. A terra no, la gravità aiuta, ma quassù non è così. E quindi ha sviluppato il gruppo di ricerca un metodo molto semplice, sono un collarino elastico che si mette sul collo e che permette in maniera semplice, non invasiva, e soprattutto che non dipende dall'abilità di un operatore di interpretare qualcosa come può essere per l'ultrasuono, permette di misurare in maniera semplice il flusso nelle vene per andare appunto a quantificare questo flusso e vedere qual è l'influenza dell'assenza di peso. Però andare a validare una tecnologia di questo tipo può essere naturalmente molto interessante per applicazioni di ricerca e cliniche sulla Terra, quindi una cosa molto promettente. E un altro interessante si chiama Airway Monitoring, è un esperimento di ESA, e anche qui per la prima volta si va a studiare quella che è lo scambio gassoso, quindi quello che succede nei nostri polmoni quando respiriamo, andare a studiare la meccanica di questo scambio gassoso nei polmoni in assenza di peso, quindi in microgravità, anche qui la prima volta che si va a studiare questo fenomeno. Ma il primo esperimento di cui parlava è di Ferrara, quindi è dell'ASI, viene diciamo made in Italy, mentre il secondo, se capisco bene, è di ESA, di European Space Agency. Una delle cose che mi ha colpito di quello che lei ha detto sia prima di partire che poi dallassù, da dove ci guarda. A proposito, dov'è adesso in America, sopra l'America del Sud, se ho capito bene? Dov'è? Sopra l'America Latina, giusto? In questo momento?
Devo confessare purtroppo che non ho verificato dove siamo in questo momento, quindi sono bocciata su questa domanda. No, va bene, mi avevano detto che stava sopra l'America Latina, ma probabilmente al termine chissà da quale altra parte del mondo sarà. Le dicevo, una cosa che mi ha molto colpito di quello che lei ha scritto anche sul suo profilo Twitter è europea di cittadinanza italiana. E questa è una cosa molto bella, secondo me, perché ha come sono belle le bandiere che l'accompagnano dietro di lei, perché questo è un momento nel quale l'Europa ha un po' perso la propria identità, il proprio senso profondo, la propria vocazione ultima, e credo che sia molto bello che ci siano dei progetti come quello dell'Agenzia Spaziale Europea che ci ricordano che cosa sia l'Europa e che non è soltanto un insieme di noiosissime regole burocratiche di bilancio. Per cui credo che da questo punto di vista dobbiamo esserle doppiamente grati. Posso chiederle qual è il momento, perché a una bambina, a un bambino si chiede cosa vuoi fare da grande e questo magari ti risponde l'astronauta, ma a un astronauta che cosa si chiede, cosa può fare? Quando lei torna, come farà a darci una mano sui progetti italiani e europei? Beh, Presidente, io sono a disposizione, sono una public servant, come dicono gli americani, e quindi sono naturalmente a disposizione per restituire quello che mi è stato dato, che è moltissimo. A me il mio paese ha dato moltissimo, e quindi sono assolutamente a disposizione per restituire come potrò, e le agenzie a cui faccio riferimento sicuramente avranno modo di pensare a come meglio sfruttare l'esperienza che ho potuto fare, appunto, per restituirla, per rimetterla in circolo, per fare in modo che altri ne traggano beneficio. La prima cosa che dovremmo fare dovrà essere nelle scuole, perché ogni tanto ho visto che quando passa sopra, se non ho visto male, il Trentino o Milano e il Trentino, lei ogni tanto dice: beh, qui ho fatto l'ultimo anno di scuola, l'ultimo biennio, quanti bei ricordi. Ho visto qualche tweet che lei ha fatto su questo. Io credo che dovremmo fare un progetto insieme sulle scuole, perché i nostri ragazzi hanno bisogno di tornare a pensare che l'Italia non è soltanto il posto con un meraviglioso passato, ma è un posto nel quale il futuro può essere persino più bello del passato. E avevamo molto bisogno di lei quando tornerà giù. Quindi finisca rapidamente questi esperimenti, che abbiamo bisogno che lei torni a darci una mano in Italia. Presidente, senz'altro, la ringrazio e sono assolutamente d'accordo. Le scuole, i ragazzi e le ragazze nelle scuole sono importanti e sono sempre al centro dei miei pensieri. Capitano, grazie di cuore per aver dedicato del tempo. Qui siamo da Palazzo Chigi, facciamo tutti il tifo per lei. Le auguriamo di cuore un grande in bocca al lupo per questi 40 giorni che ancora attendono il momento del ritorno, del rientro. La accoglieremo con grande trepidazione e entusiasmo, come abbiamo seguito la fase della sua partenza, con quella gioia, anche, me lo lasci dire, con un po' di senso di orgoglio. E naturalmente grazie, perché il senso di appartenenza che lei ha mostrato in questa missione, in tutti i suoi collegamenti, da Sanremo fino ai presidenti della Repubblica, ne ha visti entrambi, ha parlato con entrambi. Beh, è per noi un elemento di orgoglio e di gioia. Il senso dell'identità di essere italiani lo ha dimostrato con grande coraggio, e quella bandiera tricolore che l'abbiamo visto nella sua tuta nel momento in cui partiva, ce la portiamo ciascuno di noi un pezzo nel cuore. Quindi la lascio al suo lavoro, al cibo italiano, che so essere italiano, che mangia lassù, non è propriamente una bistecca alla fiorentina e neanche una cotoletta alla milanese, ma è comunque cibo italiano. E quando rientrerà qui a Palazzo Chigi l'aspettiamo, prima per festeggiare e poi per rimettersi a lavorare insieme. Presidente, la ringrazio per le sue parole, e soprattutto attraverso lei ringrazio di cuore tutti gli italiani e le italiane, veramente dai più giovani ai più anziani, che mi hanno manifestato tanto, tanto affetto, che hanno seguito la missione con tanta partecipazione. La missione non è finita, come ho detto c'è ancora tanto da fare, e sarò tanto felice al ritorno, come giustamente diceva lei, brevemente di festeggiare e poi di rimettermi al lavoro. Grazie di nuovo. Grazie, come si dice? Buon viaggio, buon lavoro, a presto!
A presto, Presidente.